www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Queste le notizie di oggi. Un normale controllo per verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ha fatto emergere la detenzione e la commercializzazione di prodotti scaduti, tra cui note marche di biscotti omogenizzati. E quanto accaduto in un supermercato di Gela. L'operazione è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza diretta dal capitano Massimo De Vito. Le Fiamme Gialle, coordinate dal tenente Gilberto Gerli, hanno sequestrato 1980 prodotti fra bottiglie di acqua, bevande analcoliche, birre, prodotti per il corpo e la cosmesi, detergenti e igienizzanti, quest'ultimi indirizzati soprattutto ai bambini. A nulla è valsa la giustificazione del titolare del supermercato circa la dichiarata chiusura del locale. I militari, infatti, in abiti civili, sono stati accolti dal personale del market che li ha indirizzati verso gli scaffali invitandoli all'acquisto. E proprio sugli scaffali sono state rinvenute cozze surgelate scadute nel febbraio di quest'anno, dolcetti assortiti e vino in brick scaduti nel 2014. Si terrà il 14 novembre presso la Camera di Commercio di Ragusa e il 15 novembre presso il Palazzo Grimaldi di Modica la prima edizione di I Weekend del Buon Governo 2015. Una 2 giorni di formazione e confronto rivolta ai giovani amministratori del sud-est della Sicilia e a tutti i giovani impegnati nella società civile. Organizzata dall'associazione Upolis Sicilia, Renovatio Gela, insieme all'ANCI Giovane Sicilia e con il supporto di diversi enti ed associazioni, tra cui numerose associazioni di Militello, Caltagirone, Noto, Ispica, Palazzolo e Chiaramonte, sarà curata da autorevoli docenti universitari che si occuperanno di importanti tematiche politico-amministrative. L'evento rappresenta l'inizio del lavoro di un laboratorio politico-amministrativo che si pone di rafforzare ed integrare i rapporti tra le città del sud-est dell'isola. Il Weekend del Buon Governo è un evento itinerante che avrà una tappa anche a Gela, voluta fortemente dall'associazione Renovazio. L'Atlante è uno strumento di informazione, documentazione e partecipazione cittadina e messa in rete di realtà territoriali, oltre che di visibilità e denuncia dei fattori di rischio ambientale presenti nel paese. Un sito, una mappa virtuale che traccia conflitti concreti, costruita assieme a dipartimenti universitari, ricercatori, giornalisti, attivisti e comitati territoriali. È sull'ambiente che si giocano da tempo le maggiori battaglie politiche, sociali, economiche e giuridiche. E attraverso l'ambiente che passano i destini di tutti. Un tour che vedrà coinvolte le città di Catania, Gela, Licata, Niscemi e Ragusa. La tappa di Gela si svolgerà sabato 14 novembre alle 10.30 presso il Centro Congressi di Manchitello. Sarà presente Salvatore Altiero, attivista dell'associazione ASUD e del CDCA, Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali, blogger di Il Fatto Quotidiano e coautore del progetto di video inchiesta Italian Offshore, vincitore del premio DIG Documentari Inchieste Giornalismi 2015, sezione Focus on Italy. Gli incontri vedranno protagonisti i comitati territoriali che si battono per un altro mondo possibile. Maggiori dettagli potranno essere visualizzati sul portale di Canale 10 all'indirizzo www.tg10.it. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10. Oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni.